È abbastanza difficile parlare degli inizi, nel senso che sono stati molto semplici, apparentemente molto tranquilli. Non mi ricordo di aver avuto grossi motivi di tensione, di scontri anche con la mia famiglia sul fatto che volessi fare l'artista, se non il fatto che mio padre, che apprezzava questo aspetto, comunque aveva anche molta paura. Molta paura, mio padre era un uomo che amava molto anche le cose di cultura, però veniva da una famiglia contadina piemontese. E dico piemontese perché sembra che sia un elemento trascurabile, invece non lo è. Cioè è una mentalità abbastanza chiusa, se vogliamo, molto di parola, molto, molto precisa, molto di parola, un po' pignola anche se vogliamo dire, e con un senso della realtà molto legato un po' alla terra, se vogliamo, anche se lui faceva tutt'altro perché lavorava in una compagnia di assicurazioni, però molto legato, con i piedi molto per terra. E per lui il figlio che voleva fare l'artista o voleva fare il pittore, anche se a quell'età io non è che avessi deciso di voler fare il pittore, da bambino il disegnare era uno dei miei giochi preferiti. Quando poi ho cominciato a capire che diventava una cosa sempre più importante, lui mi ha detto in modo molto pratico, affettuoso ma molto pratico, comunque molto consenso: finché non sarai maggiorenne farai quello che dico io. E quindi farei il liceo classico, dopo che avrei finito il liceo classico, tra la maturità, sarei maggiorenne, farei quello che vorrei tu. Saprei continuare sugli studi classici o di altro tipo, eccetera, eccetera, oppure fare veramente della tua vita quello che vuoi. L'ultimo anno del liceo, dicevo appunto, lui ha visto la mia tenacia, la mia voglia di dipingere, perché il tempo che avevo a disposizione libero, a parte gli amici o la ragazza o altre cose, erano occupati a dipingere, dipingere, dipingere. Un giorno torna a casa e mi dice: queste sono le chiavi di un tuo piccolo studio, che era una stanza di un'ex portineria nella periferia di Milano, e era una stanza molto molto piccola, e mi ha detto: qui ci puoi dipingere. È stata una crescita graduale, è passato dalla passione del disegno, alla passione proprio del disegnare, ma proprio alla piacere quasi fisico della carta, di scoprire che ci sono delle carte diverse, dell'odore del colore, dell'odore delle matite quando ero bambino, cioè ve lo ricorderete anche voi, cioè l'odore che aveva un astuccio, quando aprivi l'astuccio c'era questo odore di legno, no, di matita, l'odore della matita è un odore stupendo, particolare. Che poi mi ha portato ad amare le vecchie cartolerie, sempre a cercare vecchie carte, queste cose. È stato un passaggio graduale, non c'è stato un momento in cui proprio è successo qualcosa per cui è stata una crescita naturale che mi ha portato poi ad avere sempre più voglia e anche sempre più bisogno di fare questo. Ho frequentato l'Accademia come un infiltrato, nel senso che poi in quegli anni era talmente un casino, un porto di mare, per cui si entrava e si usciva. Io avevo il programma delle lezioni di storia dell'arte, andavo a seguire tutte le lezioni di storia dell'arte che mi interessavano, non avendo nessuna intenzione di dare esami, perché tanto non mi interessava frequentare l'Accademia proprio nel senso vero del termine. Per alcune cose specifiche, per esempio di laboratorio, non so, per incisione, ho lavorato 6 mesi in una stamperia d'arte e lì ho imparato. I maestri in pittura non ne ho avuti. Ho avuto tutti i maestri che mi sono scelto del passato, i grandi amori della mia vita pittorica, nel senso che sicuramente ho avuto tanti, ci sono stati tantissimi artisti che mi hanno via via impressionato, mi hanno coinvolto. Da ragazzino ero colpito più
che so, da Caravaggio per gli effetti di luce, piuttosto che queste cose. Poi altri artisti, scopri, che so, Velázquez, la gestualità di Boldini, scopri tutta quella pittura a cavallo tra l'Otto e il Novecento. Quindi è anche bello capire quali sono stati i passaggi, i legami, perché tutti siamo un po' figli e nipoti di qualcuno. E quando nella tua pittura si leggono i padri, se i padri sono stati grandi, per me è un onore il fatto che venga riconosciuta questa cosa. Non è che la prendo come dire no, questa è una cosa, l'ho inventata, io non inventiamo nulla in questo senso. In pittura la differenza è il modo che fa la differenza in pittura, non è assolutamente il tema. Il tema non è che sia solo un pretesto qualsiasi, è importante, perché che tu dipinga il ritratto di qualcuno, dipinga un interno, dipinga un esterno, vuol dire che questo corrisponde a un momento che può essere giornaliero o un periodo invece ciclico della tua vita, anche pittorica, che ha a che fare con un qualche cosa di tuo che comunque deve uscire. Quindi se dipingi te stesso, dipingi cioè la figura, dipingi in qualche modo, quasi sempre autobiografica, dipingi in qualche modo anche te stesso. Se dipingi un esterno, un interno, è più il rapporto tra quello che hai dentro e quello che hai fuori, il tuo rapporto con quello che hai fuori, che vai a cercare. Avevo legami con nessuno dell'Accademia, quindi anche con insegnanti che fossero quindi pittori, perché poi ho portato qualche lavoro selezionando qualche cosa di mio in qualche galleria a Milano, ma non mi hanno neanche mai ricevuto, nel senso che non mi hanno neanche proprio aperto la porta. E una volta è successa una cosa carina. Cercavo di far vedere il mio lavoro a una galleria in centro, nel cuore di Milano, una galleria importante, ma non mi ha fatto neanche entrare, perché quando ho visto che volevo portare i disegni a far vedere, no, non abbiamo tempo, vada via, cioè proprio in una maniera molto brutta anche, mi ho cacciato proprio fuori, no? Galleria di gran nome, non faccio il nome perché sono gentile e carino, però voglio dire. La cosa particolare che è successa è che c'erano degli operai che stavano facendo i lavori sulla strada fuori e hanno assistito alla scena. Era molto modo molto carino, ho detto, ma dai, ma che modo di fare, poi ti hanno proprio buttato fuori così, facci vedere cosa stai. Io ho portato questa cartella di disegno e l'ho fatta vedere a loro e dopo una settimana mi sono trovato a casa due di questi operai che avevano fatto una colletta tra loro per comprarmi un disegno. È stata una cosa bellissima. L'uso del colore è un uso comunque molto, cioè alla fine tengono sempre un po' una monocromia nei quadri perché il discorso è che in un dipinto, secondo me, l'energia deve, la tensione deve completamente girare. Ma anche proprio di non creare dei punti in cui l'energia va a bloccarsi. Le luci di queste città sono città comunque, sono luci abbastanza nordiche perché poi sono anche, insomma, io sono nato a Milano, è sicuramente il luogo in cui nasci, poi ti influenzi, io ho degli amici pittori che hanno vissuto a Milano per 30-40 anni e magari sono siciliani, di origine siciliana e si sono portati dietro i loro colori. Io sono abituato a questi colori che sono i colori della mia città, ma proprio dell'aria che ho respirato, insomma, di quello che mi è entrato in modo tossico nei polmoni, insomma. Uso una tela con una superficie trattata in una superficie abbastanza scivolosa perché il colore deve scorrere, deve
non si deve fermare, quindi deve essere non troppo assorbente. Quindi di trama abbastanza sottile è trattata in un modo non molto assorbente. Non lavoro per velature sul colore asciutto, perché con la mia pittura non funzionerebbe assolutamente, per cui devo lavorare sempre sul colore fresco. Cioè le parti che ho fatto non le devo più toccare. Nella mia concezione di pittura non c'è un mettere a posto qualcosa perché non funziona. Non esiste, non mi interessa neanche più. Se devo metterla a posto vuol dire che non ha funzionato. Apprezzamenti importanti sono venuti dopo, nell'89, quando Testori aveva scritto un grosso articolo sul Corriere della Sera ed era un articolo molto importante, nel quale si sbilanciava anche molto facendo pronostici sul futuro mio, che sarebbe stato qui. Era un articolo molto molto importante sulle pagine che all'epoca del Corriere della Sera erano le pagine culturali, quindi una cosa molto. Quella veramente è stata l'apertura. Io l'ho ringraziato tantissimo, lui ha detto non mi ringrazi, mi dava del lei, non mi ringrazi perché ora che io ho scritto di lei, per almeno 3 anni nessuno scriverà più di lei. E così è stato. Lui era talmente autorevole, cioè una volta che aveva scritto lui, non so come dire. Questa è stata una cosa molto importante, tra l'altro è nata proprio per caso, perché io facevo una mostra personale alla Galleria Rotta di Genova e Rinaldo Rotta, che era un gallerista, che era il presidente dei galleristi italiani all'epoca, era un'ottima galleria, uno spazio molto molto grande, tra l'altro, che mi consentiva per la prima volta di esporre molte tele anche di grandi dimensioni. E ho spedito questo piccolissimo cataloghino di poche pagine e lo spedisco a qualche critico. Poi ho detto, ma provo a mandarlo anche a qualche critico importante, provo a mandarlo anche a Testori. Ricevo una telefonata di Testori che mi dice, lei, sono Testori. E dico, ma cioè, ero. Come sono Testore? Mi ha risposto, no? Lei ha ancora lì i quadri che devono andare a Genova? Dico, sì, li ho ancora tutti qua, devono ancora partire, partiranno a giorni. Arrivo subito, in mezz'ora sono lì. Mi sarà innamorato di questi dipinti che facevo in quel periodo, erano queste figure dall'alto, vista dall'alto, che lui vedeva schiacciati quasi da un senso di colpa, da un senso, ha dato sicuramente una connotazione psicologica e mi diceva che dovevano diventare la mia ossessione, mi diceva questi qua devono diventare la sua ossessione per sempre. E lui si era riconosciuto moltissimo in queste figure, probabilmente era una sorta di visione un po' autobiografica, un po' probabilmente vedeva se stesso in questa proiezione vista dall'alto. E questi quadri erano nati probabilmente da un quadro abbastanza drammatico, comunque dall'esigenza di buttare fuori la mia angoscia, diciamo così, un momento negativo della mia vita, perché c'era mio padre che stava morendo, per un anno e mezzo io l'ho seguito quasi giornalmente, e in quel periodo non a caso sono venute fuori queste figure schiacciate, viste dall'alto, deformate. Dopo l'articolo di Testori, tantissime, ricevo tantissime telefonate, richieste o persone che venivano in studio per essere ritratte e volevano essere ritratte in una maniera, diciamo, mi faccia più deformato che può, che queste figure dall'alto, erano tutti, fra virgolette, testoriani che seguivano l'indicazione del maestro in un certo qual modo e quindi volevano, ricercavano questi ritratti, volevano essere ritratti in quel modo, che era una cosa incredibile se ci pensi bene, no? Perché è proprio dettagliato. L'opposto di quello che sarebbe successo prima, insomma. Quando scrivi, per esempio, che qualcosa schiaccia nella vertigine una prospettiva mai vista prima i crani di questi personaggi, qualcosa di tanto terribile a costringere la mano di Papetti ad abbandonare ogni pittoricismo e farsi di tela intera più lucida e più estrema e più oggettiva. Della città, che poi è il mio modo di sentirla. La coscienza, la consapevolezza dell'esperienza vissuta ti può bloccare, perché troppo appunto è consapevole, è una cosa che
Invece l'esperienza in quanto tale comunque ce l'hai e ti si è stratificata dentro. Evidentemente continui a dipingere perché c'è ancora qualcosa che devo tirare fuori, che devo capire, che devo esternare, non so come dire. Non ho ancora tirato fuori tutto, probabilmente. Il giorno che ho tirato fuori tutto, concluderò questo ciclo e sentirò che qualche altra cosa potrebbe essere tirata fuori rispetto alla città. Così come è capitato con il ciclo dell'acqua, dei cantieri navali, di altre cose. O concedersi la possibilità di sbagliare. L'errore è una destabilizzazione su quello che già conosci. È una possibilità, quindi una grandissima possibilità che abbiamo. E poi cercare di dipingere quello che non si conosce usando il pennello sbagliato. Usare il pennello sbagliato non è solo una metafora, perché vuol dire sicuramente porsi in difficoltà, mettersi in uno stato di difficoltà. Devo fare un piccolo baffo di luce, un piccolo colpo di luce su qualcosa. Se uso un pennello piccolo per fare una cosa piccola, ho fatto un colpo di luce e basta. Se invece voglio fare uso un pennello, appunto il pennello sbagliato, l'angolo di un pennello molto grande per dare un piccolo colpo di luce, oltre che un colpo di luce è anche un gesto pittorico, è un'altra cosa. Questa è una di quelle figure che fa parte del ciclo delle figure viste dall'alto, che sono nate, diciamo, nell'88 più o meno. E io ho dipinto precedentemente alcuni quadri in cui ho dipinto gli spazi vuoti. In questi spazi vuoti ho dilatato un po' la visione, ho dato una visione un po' grandangolare, quindi si stava deformando la visione del contenitore dello spazio, che era uno spazio in quel periodo, quando facevo i primi interni, molto poco arredato, uno spazio molto spoglio. Con questi spazi si stavano dilatando perché avevo la sensazione che comunque sia che dipingessi una persona, che dipingessi uno spazio, un contenitore, una stanza, era impossibile, per esempio, so, dipingere qualcuno senza sentire la percezione dello spazio che comunque c'era intorno, perché c'è sicuramente. Noi sentiamo la percezione dello spazio che abbiamo intorno. La nostra percezione qui è diversa da una percezione che possiamo avere se entriamo in uno spazio completamente diverso, uno spazio industriale, per esempio, di grandi dimensioni. Abbiamo una percezione di noi stessi che è differente. Quindi il ritratto, il concetto era che non esiste il ritratto di qualcuno, esiste il ritratto di qualcuno in quel momento, in quel luogo. E ogni giorno cambia, ogni giorno può essere differente, per cui sicuramente è un ritratto di qualcuno che comunque poi riguarda molto anche me che lo dipingo, ma riguarda anche la situazione e il luogo che ci contiene mentre lo dipingo. Quindi quando poi ho reinserito la figura in questi spazi vuoti, che appunto erano diventati sempre più grandangolari, sempre più aperti, sempre più a 360 gradi, quando l'ho reinserita la figura si è reinserita in questo modo, proprio deformata dalla deformazione del contenitore, dello spazio che lo contiene. Ho avuto per esempio una ragazza che ha posato, una studentessa dell'Accademia che posava per dei nudi, però ha posato per un anno e mezzo e si è vista forse 2 volte con la sua faccia, sinceramente, perché, o col suo corpo. Una volta aveva la sua età, l'altra volta aveva 20 anni di più, l'altra volta era più grassa, più magra, ma non importa. Era comunque lei, era lei, però più per quanto mi poteva dare di energia, mi poteva dare di tensione che riempie comunque la stanza. E quindi per forza sembra quasi risucchiata verso il pavimento, nel centro, no? Poi in questo quadro non è neanche poi particolarmente così accesa, in altri è proprio una deformità dovuta proprio a questa esigenza che proprio modifica la figura e modifica l'ambiente.
piace anche la casualità, così anche come la casualità della posa, perché meno posa è meglio è quasi impossibile perché tu sei in posa. Infatti non ho mai detto mettiti così o mettiti cosà, casomai mettiti come vuoi, casomai ti giro intorno io. Tutto deve accadere, insomma, in un certo qual modo, non devi cercare apposta, perché sennò diventa molto forzato. E poi anche perché c'è un momento di vuoto apparente nella nostra vita, che è comunque molto più frequente di quanto noi pensiamo. È quasi non solo giornaliero, ma si ripete di continuo. Immaginando un numero infinito di dipinti che tu puoi dipingere, facciamo finta che siano i fotogrammi di una pellicola cinematografica. Io ho sempre sognato di riuscire a dipingere quella striscia nera che c'è tra un fotogramma e l'altro, che è un momento di apparente vuoto, però comprende la consapevolezza, la coscienza dell'immagine prima e dell'immagine dopo. Ma senza quel piccolo pezzettino nero in mezzo, che è un momento di interregno, diciamo così, tra un'immagine e un'altra immagine, non ci sarebbe il movimento dell'azione, non ci sarebbe conseguenza, non ci sarebbe azione, non ci sarebbe nulla, no? Cioè, mi piacerebbe riuscire a dipingere qualcosa senza raccontare, senza farne un racconto, perché ho paura che diventi illustrativa la pittura. Poi, vabbè, c'è un mio amico scrittore, Luca Doninelli, che è venuto anche recentemente a trovarmi, ogni tanto mi viene a trovare, dice: tu sei un narratore straordinario. Io dico: ma come sono un narratore? Non voglio raccontare niente. E tu mi dici che sono un grande narratore. Qui c'è anche la capacità di chi legge il quadro di farne un racconto. Il passaggio da questo ciclo di figure dall'altro ai reperti è stato molto rapido, stranamente. Probabilmente questo periodo apparteneva anche a un periodo della mia vita che poi comunque è cambiato, si è modificato, è successo qualcosa nella mia vita che può essere stata la nascita di mio figlio, piuttosto che ha cambiato un pochino la visione delle cose. E lì sono passato repentinamente da queste visioni grandangolari con questi soggetti centrati a una visione magari un pochino più zoomata sugli oggetti, sulle cose. Ecco, a volte fotografavo con grande interesse negli studi degli amici scultori. La cosa che mi affascinava di più erano non le sculture già fatte finite, ma tutto quel materiale che era non era più materiale grezzo, ma non era ancora scultura finita, un po' abbandonato. I gessi non finiti, tutte le cose, gli oggetti, le forme. Queste forme che erano accatastate su questi scaffali, queste forme che trovavo anche poi nell'archeologia industriale, nell'industria, c'erano a volte dei vecchi macchinari, mezzi smontati, che venivano appoggiati fuori dalla fabbrica perché doveva passare qualcosa per ritirarli e buttarli via, distruggerli, insomma. Erano dei totem, sembravano delle sculture. Per esigenze di cambiamento ho cambiato anche un po' la tecnica, perché ho cominciato a usare non più la tela ma la carta, ma questo è anche un altro significato. Perché la carta ha qualche cosa di, nella sua fragilità, di un qualcosa che non deve essere per forza di cose definitivo. E ho cominciato a lavorare con acrilici e tecniche miste su carta, cosa che prima non ho mai fatto, facendo poi intelare queste carte, quelle che mi interessavano, insomma. Ho qui qualche quadro da fare vedere. Ecco, poi era un periodo in cui ho cominciato a interessarmi anche come soggetto anche agli oggetti che vedevo nei musei di scienze naturali, o agli scheletri, ai crani, a tutte queste cose. Per cui assemblavo e mettevo in queste composizioni, insieme alla scultura, agli oggetti abbandonati negli studi di scultura, anche questi bucrani. E queste sono tecniche miste, appunto, sono su carta. Questo è un acrilico, olio, gesso. Queste sono del 90. Lasciavo volutamente i fondi molto più improvvisati, con queste colature. Qui poi il cranio, piuttosto che la
Sì, qui c'è un'idea di memoria comunque molto molto forte, di memoria di generale, non so come dire, non è una mia memoria, non appartiene al mio passato, appartiene al tempo. Il periodo dei reperti è durato, in termini di tempo non lo so, però in termini di dipinti saranno 20 quadri, basta. E poi si è concluso, così come è nato si è concluso. Dopo questo ciclo dei reperti sono tornato agli interni. Per un certo periodo agli interni, agli spazi vuoti, e poi sono diventati spazi più grandi, insomma, contenitori più grandi, quindi agli interni dei palazzi, anche quelli però palazzi abbandonati. Ero riuscito a fotografare una serie di palazzi abbandonati. Il soggetto è lo spazio, e quindi deve essere solo lo spazio, no? Quindi, i grandi spazi dei palazzi, i grandi spazi dell'archeologia industriale, anche quella dico archeologia perché quelli più affascinanti sono proprio quelli dove non esiste proprio più l'uomo fisicamente, ma non perché io non lo dipingo in quei luoghi, ma proprio perché non c'è più. Qui c'è qualche interno industriale, sono quadri anche abbastanza recenti perché sono temi comunque che ho ripreso recentemente, anche perché poi sto preparando una mostra per il Museo dell'Architettura di Mosca sull'archeologia industriale, quindi foto che ho fatto là. Questo, per esempio, è fatto la mostra di Mosca, quello invece era l'interno dello stabilimento, quello faceva parte della mostra di Parigi dell'Essegain, quindi la mostra della Renault che ho fatto recentemente. Questo anche, questo qua sotto è un interno dell'ex stabilimento della Renault. Questa è una foto di archivio. Questa, quando io ho fotografato il stabilimento della Renault, era tutto completamente ormai smontato. L'uniche cose di macchinari rimasti erano le turbine. Queste sono foto di archivio che mi sono fatto dare al museo degli anni 30. Ma molto spesso sono entrato in fabbriche comunque abbandonate, ma in questo stato, dove c'erano ancora i macchinari non più funzionanti, non più. Lo spazio, dipingere lo spazio, tipo che può essere il palazzo piuttosto che dipingere, come in questo caso, gli spazi industriali, comunque gli spazi, questi contenitori, mi danno la possibilità di essere ancora più gestuale nel modo in cui lavoro. Quindi pennellate molto lunghe, proprio gettate, molto spesso queste righe sono proprio date dal gesto, quindi dalla direzione che faccio prendere al colore. E questo sì, mi consente una maggiore velocità. La gestualità nella mia pittura non mi dà il tempo e non mi consente di fermarmi a riflettere sulla pennellata che devo dare o sulla scelta del colore. Lo studio a Parigi mi era venuta voglia di fare un ritratto a Lord, ma perché a parte è un viso interessantissimo, capisco perché Giacometti ha fatto un sacco di ritratti, un po' questo viso molto giacomettiano, molto, molto particolare, molto espressivo, molto forte. E ho fatto un po' di foto sia a casa sua che nel mio studio, poi ho provato a fare questo quadro con difficoltà enormi perché probabilmente il bisogno era quello di confrontarmi sullo stesso tema, sullo stesso soggetto di quello che era stato il mio grande padre pittorico, appunto Giacometti. Io mi trovavo sullo stesso soggetto sul quale si era trovato poi lui a distanza di 40 anni, che non era poco. Infatti per un anno e mezzo ho fatto solo porcherie. Poi una notte sono riuscito a fare il suo ritratto e è stata una cosa talmente liberatoria che ci ho pianto dopo, perché mi sembrava di essere finalmente riuscito a, con questo gesto un po' a crescere, no? A uscire dall'ala protettiva del padre. E poi ho invitato Lord a vedere il quadro. È stata una tragedia perché lui è entrato in studio, questo suo plomb, questo suo modo di fare molto. Lui era un americano, mi viene in mente Gershwin, un americano a Parigi proprio, no? Ecco. Con questo suo stile molto così, entra. Si mette davanti al quadro e rimane 5 minuti d'orologio in silenzio a guardarlo.
Dopodiché prende in silenzio, si gira e se ne va. E sono rimasto malissimo. Perché ho detto no, cioè, sai, non gli è piaciuto, cioè, sono rimasto in male. Ci ho messo l'anima e mi era venuto secondo me potente e dopo un anno e mezzo è riuscito a farlo. Dopo una settimana mi ha telefonato e mi fa: senta, io mi devo scusare per il mio comportamento, però io quel momento l'ho odiata, fa con tutto il mio cuore. Perché io probabilmente ho smesso di guardarmi allo specchio. E mi vedo sempre riflesso nei dipinti che ho in casa, nei ritratti che mi ha fatto Giacometti, che mi ha fatto questo, mi ha fatto quell'altro. Avevo 30 anni, 40 anni di meno. Sono venuto a vedere questo quadro e mi sono trovato di fronte a un vecchio. E io l'ho odiata in quel momento, per questo motivo. Però il quadro è molto bello, vorrei averlo io se posso. E ho detto, per distruggerlo? No, lo voglio avere io, infatti so che c'era lui. Com'è difficile accettarsi a volte. La gestualità e tutta la velocità del gesto consente al dipinto di avere, in questo caso un pochino meno vero perché c'è un punto di prospettiva che porta qui. Però molto spesso in molti miei quadri non c'è un vero e proprio, anche se c'è un soggetto centrale, l'energia comunque gira. L'importante è che l'energia giri dappertutto, che ci sia un'energia che è in movimento, in tutto il dipinto, che non si ferma solo su una parte centrale, il resto è contorno, il resto è sfondo, il resto è uno spazio che lo contiene, ma che questa energia vada ovunque, giri ovunque. Per cui mi vado a lavorare molto veloce, magari mentre sto facendo questo, poi tiro 2 pennellate nella parte sotto, non è che devo finire bene questo e poi passo a un'altra zona. Questo qui è il primo quadro dell'acqua che ho fatto, nel 98. Ce l'ho avuto in mente per 5-6 anni, durante i quali ho dipinto altre cose, però capivo che c'era qualche cosa, un nuovo ciclo che poteva entrare, ma non avevo ancora gli agganci per riuscire a trasformarli proprio in pittura. Era qualche cosa che dovevo ancora maturare. L'ho trovato in parte nella fotografia, qualche spunto un pochino più forte, un po' più aderente a quello che stavo per sentire. Ma la svolta qui è stata quando ho rivisto Film Blu, il film di Kieslowski, che ho visto tanti anni prima, ma tanti anni prima non avevo l'esigenza di far uscire questa cosa, per cui l'ho visto, mi era piaciuto il film e la cosa era finita lì. Queste inquadrature nell'acqua, questi momenti che sono delle piccole parentesi nella storia, dove lei nuota in questa piscina e tutto è blu. E guarda caso risolveva anche quell'esigenza di cui parlavo prima del fotogramma e della striscia nera, questo momento di apparente non storia che però lega tantissimo ciò che è accaduto da ciò che deve accadere in qualche modo. E comunque rimane un momento di assenza. Questo un po' era anche il senso di quello che volevo cercare, quello che volevo trovare, anzi, nei quadri dell'acqua, e questo mi ha dato molta spinta, al di là del fatto che poi le immagini proprio di per sé erano bellissime. E lì ho preso spunto proprio per i primi quadri, non questo che è stato il primo quadro in assoluto dell'acqua, ma per altri quadri poi del ciclo dell'acqua, ho preso proprio spunto dal fotogramma del film. Sante. Questo invece è stato il primo quadro dell'acqua, comunque, dove volevo. Quei quadri dell'acqua che poi fondamentalmente sono questi notturni, oppure sono queste figure nelle piscine, questi notturni che poi come ciclo ho chiamato il bagno di notte. Thank you.
quando ho capito come, più che altro, dipingere l'acqua è stata la cosa più facile del mondo. Un attimo prima era la cosa più difficile del mondo, era impossibile proprio per me. Poi è diventata la cosa più naturale, invece, perché prima c'è stato un lunghissimo processo di cambiamento interiore. Dovevo diventare io veramente più liquido, non so come dire, più trasparente. I quadri dell'acqua comunque li si sono poi tradotti in una serie di piccoli cicli. Sai, i quadri appunto della piscina dove ci sono queste figure dove emerge solo la testa oppure tutto quello che c'è sotto. Oppure questi dipinti del ciclo del bagno di notte, come in questo caso il primo che è un incarnato, diciamo abbastanza naturale, in altri proprio invece è il colore lunare, il colore proprio è sul blu, come se fosse illuminato soltanto la luna, insomma. Di questo mondo sommerso, dove è silenzio fondamentalmente poi, dove è buio, dove è silenzio, dove... Mentre invece quest'altro quadro è l'opposto, che quello invece è preso da un fotogramma proprio di film blu. Questo è un trittico. È una scena in cui la Binoche esce dall'acqua, riemerge dopo essere stata sotto e quindi c'è l'ambientazione della piscina, tutto sul blu, è un notturno anche questo. Quadro veloce, senza ripensamenti, dove i colori, il chiaro, lo scuro, il gesto comunque è caduto in una maniera spontanea, laddove doveva cadere, insomma. Quando sento la fatica della costruzione, il quadro già mi piace meno. Quando ci leggo più il mestiere che altro. Quando invece ci leggo qualcosa che è venuto fuori quasi da sola, allora. È una questione proprio di fluidità, insomma. Se devi stare a pensare, a ripensare su una pittura come la mia su qualcosa, vuol dire che qualcosa non funziona. Dall'acqua sono passato ai cantieri navali in un modo molto spontaneo perché probabilmente era un passaggio naturale. Devo avere. L'ho capito magari dopo, devo avere unito alcuni amori della mia vita passata, è un amore pittorico, parlo comunque, e comunque al periodo, i cicli della mia vita pittorica insieme. Non è un caso che i cantieri navali abbiano sicuramente dentro qualcosa dei cantieri industriali, perché poi c'è molto di questo, però c'è anche l'acqua e poi ci sono anche i nudi in qualche modo, perché anche se sembra strano comunque io. La prima volta che ho fatto una mostra presentando i cantieri navali, in questa mostra ho presentato anche sei quadri, sei dipinti, grandi, abbastanza grandi, questi corpi grandi, in cui non, di nudi, di donne, non c'era, tutti monocromi sulle tinte dei blu, non c'era il viso perché volutamente non volevo fare il ritratto di una persona nuda, ma era un nudo, era un corpo. E questo grosso corpo, e questi corpi mi sono venuti casualmente molto più robusti anche fisicamente di quei corpi che dipingevo prima, che mi piaceva dipingere prima. Erano un po' come i corpi di questi scafi abbandonati di navi, erano questi. Anche quelli erano dei corpi. E nell'uno e nell'altro, comunque, io ci ho sempre letto una grande fragilità anche in questi grossi corpi di navi, questi grossi. Fanno quasi tenerezza a volte queste cose gigantesche. Il corpo di cui parlavo prima. Qui c'entra relativamente, dovete immaginare che i quadri dei cantieri navali erano grandi 2 metri, anche 2,5 metri, alcuni anche 3. Quindi c'erano veramente questi corponi, questi grandi,
notturni, a volte non notturni, comunque c'era questa grande fisicità, insomma, questa grande rotondità, questa grande fisicità. Sono forme che hanno ovviamente una loro funzione, sono funzionali a... però per noi sono scenografie, non so come dire, sono altro, diventano qualcosa di talmente potente, ma sono delle forme, se sei proprio dentro nel cuore di questa cosa è incredibile. Cantieri navali con altri temi di questo tipo sono uscito all'esterno. E poi questi esterni industriali comunque hanno una loro fisicità, come se fosse, hanno una loro, come si dice, un loro impianto urbanistico. Sono delle vie, dei viali, anche lì ci sono delle piazze, ci sono delle cose che poi mi hanno richiamato comunque al tema della città. Il tema della città nasce sicuramente, come dico, quindi come conseguenza di questo uscire. Insomma, tutto sommato sono figlio di... Nell'ambiente anche in cui vivo in una città nevrotizzante dove tutto corre veloci. Infatti, molti di questi qua della città, come titolo, è Passare veloce, in titolo. Oppure alcuni è Il cielo che cade, perché si ha la sensazione quando tu vai molto veloce, perdi la cognizione tra il passaggio obbligatorio nel quale sei, che è la via, hai solo la percezione delle case, difficilmente la percezione del cielo. Il cielo. Quando te ne accorgi, quando alzi gli occhi, a volte a me è la sensazione, quando sei troppo dentro la città, che ti crolli addosso, che ti cada addosso. La prima mostra della città che ho fatto è l'idea che io sto passando velocemente davanti a tantissime case dove ogni finestra è una storia, ogni finestra è un racconto, è una vita. Se qualcuno guarda fuori dalla finestra in quel momento vede un taxi passare veloce e quindi c'è questo scambio. Una carrellata, una mostra di tantissimi spaccati, tutto sommato. E mi posso immaginare, posso solo inventarmelo. Pensare che cosa sta succedendo lì dentro, tante volte pensare che cosa succede in quella stanza lì, quell'appartamento dove tu passi, vedi magari un lampadario acceso e un'ombra di una persona che passa o la gente a tavola, ti immagini una situazione, no? Una situazione di vita comune, di vita reale, eccetera. E tu ci passi velocemente e dopo 3 secondi c'è un'altra finestra, poi un altro portone. E questo rapporto tra l'interno e l'esterno, comunque, dove i confini anche lì sono molto sottili. Accompagnati a questa ventina di tele sull'esterno della città c'erano almeno 5-6 interni messi vicini, possibilmente con della stessa dimensione e anche con cromaticamente molto simili, perché rappresentavano una mia fantasia su quello che stava succedendo all'interno di quella stanza, di quella finestra. E paradossalmente mi sono accorto che l'unica presenza fisica umana che c'era in tutta la mostra era in un interno dove c'era un televisore acceso. E in questo televisore acceso in quel momento c'era una faccia. Io ho dipinto una faccia e un televisore acceso. L'unica presenza umana che c'è in tutta la mostra è virtuale. I nudi hanno attraversato tutti questi anni, nel senso che non è... Sì, beh, sicuramente è un tema che ciclicamente poi ho ripreso in alcuni periodi, sempre con l'intenzione di fare una cosa che poi non ho mai fatto in tantissimi anni, che è una mostra sul nudo. Niente, non ho inventato l'acqua calda, non è che abbia fatto, cioè, quindi un'idea straordinaria, però per me non è ancora momento, nel senso che dovrei,
Allora, dovrei riuscire a concentrarmi sul tema dei nudi per un bel po' di tempo di fila. Invece, una cosa che mi viene da fare da 10-15 anni a questa parte, e ciclicamente ci torno, ne dipingo 3 o 4 e poi passo ad altro, così. Il giorno che riuscirò a raccoglierli o a concentrarmi su questo tema, sicuramente mi piacerebbe fare una mostra sul nudo. Probabilmente avrei bisogno anche di ritornare un pochino a lavorare sulla carta, perché col nudo mi viene voglia anche di sperimentare un pochino anche di più, di essere meno legato a un concetto del bel quadro. Questa è un'immagine molto forte, però dà più fastidio il volto alla fine. Perché questo quadro senza volto è un'altra cosa. In fondo è una sorta di nudo anche questo, anche se si parla di una crocifissione. Giacometti era un mio riferimento molto, molto, molto forte. Ho dedicato questo quadro, proprio un ritratto di Giacometti nel suo studio, dipinto nell'85 esattamente. Che comunque è curioso perché è un ritratto di Giacometti, ma c'è dentro un po' anche qualche cosa della lezione baconiana, se vuoi, in queste mani, in questi rotondi, in queste forme. Sono stati due riferimenti importanti, Bacon e Giacometti, assolutamente.